che insomma, a dispetto della sua presunta stanchezza, ha finito per battere un Djokovic che aveva faticato molto meno di lui in questo torneo, approfittando anche di un girone, di un round robin molto più agevole. Sì. Probabilmente c'è tutto un anno di stanchezza, insomma, è difficile arrivare al meglio a fine d'anno, Murray ci è riuscito, ma Murray aveva la motivazione di passare dal secondo al primo posto, quell'altro. Sai, una motivazione forse inferiore è quella di rimanere uguale a se stesso, insomma, è difficile. Certo, poi chiaramente Djokovic aveva vinto i primi due slam dell'anno, e quando però per esempio era arrivato in finale allo US Open, aveva vinto un sacco di partite, una serie di partite per ritiro dell'avversario, e si diceva che non aveva affrontato un vero test. Qui forse è successo un pochino la stessa cosa, mentre Murray è stato portato al limite delle forze da Raonic, da Nishikori, e invece Djokovic aveva un girone facile perché ha battuto Monfils che era mezzo infortunato, all'inizio Raonic che non era lui, Thiem, poi dopo addirittura ha dovuto giocare contro Goffin. Insomma, ecco, forse Djokovic è arrivato meno preparato alla fine di quanto si è arrivato male. È difficile entrare nella mente di chi, forse non è una questione del tutto di muscolare, magari è una questione umana, insomma, è un po' difficile, però mi faceva notare proprio il mio vicino di banco Mancuso, che diceva ha fatto 30 errori gratuiti questa sera. Sì, moltissimi, ecco, di rovescio. Dice non li fa in un anno, dice per paradosso, ma però non era il solito Djokovic, cioè insomma, voglio dire, senza togliere niente a Murray, che ha giocato da Murray, Djokovic vero non è quello di questa sera. No, bisogna anche ricordare che da agosto Djokovic non ha più vinto un torneo, mentre Murray ne ha 25 di fila, quindi per Murray è la 22esima, mi pare, vittoria consecutiva, e l'altro invece era un po' entrato un po' in crisi, si dice per motivi diversi, probabilmente anche personali. Sì, forse, sai, motivi personali in un gioco che è uno dei giochi psicologicamente più difficili nel mondo, come il tennis, i motivi personali contano moltissimo, ma non è che possiamo andare noi a indagarli, insomma, può darsi che da parte di Djokovic ci sia anche quello. Il fatto è che l'ho visto giocare con privo di creatività, se così si può dire. Sì, e poi è abbastanza strano per chi ha seguito come te, come me, tanti match fra Djokovic e Murray, di solito era Djokovic che prendeva l'iniziativa, invece stasera tutto sommato spingeva molto di più Murray, che di solito è un attendista, che non il tennista serve. Sì, è vero, e che altro dire un altro? Diciamo che abbiamo il 17esimo numero 1, e te non hai visto giocare Fred Perry, o l'hai visto? Perché insomma 80 anni fa sì, era il numero 1, 80 anni fa avevi 6 anni Gianni. Sì, insomma, però papà mi ha portato a Wimbledon giusto quando avevo 6 anni. Ma ti ricordi Fred Perry? No. Forse l'hai conosciuto dopo, ma non è lui una maglietta con l'alloro, no? Sì, è un tennista, no? È un sì, tennista. Sì, non è sì, una maglietta con l'alloro, sì. 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 Ma va bene, no, io non li ricordo, non ricordo neanche Bach, che ho solo visto fuggevolmente a Hollywood un giorno in cui non ho avuto il coraggio di chiedergli l'autografo, insomma. Senti, ti strappo un pronostico per il 2017. E cosa succede? Chi sarà il numero uno? Federer rivincerà uno slam? No, sì o no? No. Nadal rivincerà uno slam? No, magari Roland Garros. No.